E rieccoci amici, anche oggi senza un gameplay, ma con un video molto interessante a tema Pokémon. Cioè, almeno per me è molto interessante. Ho trovato questo sito che si chiama PokemonCrys.com. Nel caso ve lo lascio in descrizione, così se volete provarlo potete andarci. In pratica cosa fa questo sito? Ti fa sentire il verso di un Pokémon, scegliamo noi la generazione, e ti dà quattro possibili risposte. Noi dobbiamo indovinare tra queste quattro possibili risposte quale Pokémon fa quel verso lì. Interessante, no? Sì. Perfetto, non mi pare molto convinto dallo sguardo, ma andiamo avanti. Quindi, clicchiamo su play. Ovviamente, come dicevo, possiamo scegliere la generazione. Io direi di iniziare con la prima gen. E vedi come è fatto. Vedi, ci sono i quattro tastini con i quattro Pokémon e il tasto play, che noi adesso andiamo a premere per... Capito? Cioè, sei pronta? Mm-hmm. Ok. Mio Dio, l'audio. L'audio altissimo, che voi probabilmente sentirete bassissimo. Ah, oddio. Magnemite? Non lo so, penso sia Raichu in realtà. Non lo so, sono indecisa fra... Secondo me è Raichu. Ma l'hai capito che ti dice il tipo? Sì, ti dice anche il tipo, sì, è molto carino con i colorini. Secondo me è Raichu. Vai Raichu, vai. Non sono sicuro. Proviamo. Ovviamente le risposte, ragazzi, ce le dice alla fine. Questo è Squirtle. Le risposte ce le dirà alla fine, ci farà un compendio, insomma potremo anche sentire varie risposte, insomma altri versi, carino comunque. Kadabra? Mi sembra Kadabra. Forse sì. Lapras non è, Mach no, non è. No. Kadabra. Vai, prova. A volte andiamo anche ad esclusione. Gyarados impossibile, Porygon anche impossibile. Sono indeciso tra Snorlax e Machoke. Machoke, vai Machoke. Sicura? Mi pare di sì. Proviamo Machoke anche se non sono molto sicuro. Forse era Snorlax. Kangaskhan? Beh sì, sì è per forza. Possibile. Machoke. Questo è Machoke? Sì, mi pare di sì. Rattata? Sì. Ah, nel modo più assoluto, questo è Rattata. Pidgeot. Pidgeot, sì. Questo è chiarissimo. Machamp? Credo sia Machamp. Sì. Non lo credo so. Sia Machamp. Mi fido di te. Sì, credo sia Machamp. Golduck questo. Boh. Questo è Golduck. Vai, è Golduck. 8 su 10. E niente. GG. Vedi che era Snorlax. Te l'ho detto. Machoke. Era Snorlax, ha ragione. Era Pikachu. Cazzo, è vero. Abbiamo sbagliato Pikachu, ti rendi conto? E vedi quanto odio quel topo giallo di merda. No. Beh, allora, ci ha introdotto i Pokémon, bellino, carino, simpatichino, però ha rotto un po' il cazzo, no. Un po' ha rotto il cazzo. Andiamo di seconda generazione? No. Dai, no, come no, sì. Lei sta sbadigliando addirittura. È partito dallo sbadiglione. Oh. Aspetta, vabbè. Fampi? Oddio. Ladybug non è. No, Ladybug non è nemmeno Spinarak. Vai Fampi. Fampi, dai Fampi. Oh, e questo è Crobat o Sudowoodo? O Miltank? No, Miltank fa proprio il mucca. No, Miltank è diverso. Miltank è proprio la mucca, cioè fa proprio il verso di mucca. Sudowoodo. Sudowoodo. Non d'accordo. Aundur o Mancargo? Mancargo forse. Mancargo? Forse sì. Proviamo Mancargo. Comunque alla fine vedremo. Suicune? No. Come no? Sì. Non è Suicune. Sì. Non è Suicune. O è Umbreon? Non è Umbreon. Non è Cinchu. Questo è poco ma sicuro. Cinchu. Non mi pare Umbreon. Non mi pare. Io che sono fissata con Eevee e le Evolution. Suicune, vai. No, non è Suicune. Fidete. E allora fai Umbreon. Ma anche se non mi pare Umbreon. Secondo me è Umbreon. Gligar può essere. Gligar può essere, sì. Gligar. Sankern? Sì. Sì, Sankern. Sneasel? Sì. Entei? Misdreavus? Mi sa di sì. Forse sì, sì. Misdreavus. Sì. Beh. Igri? Marip. No, Marip. 6 su 10. 6, che schifo. Donphan era. Crobat. Però avevo il dubbio su dove. Andor, Crobat. Vedi. Era Oh. Ma abbiamo proprio ciccato fortissimo. Poi no, Suicune è questo qua. Questo Suicune me lo ricordo. Ma è simile. No. E gli altri abbiamo dove? Che schifo. Magcargo, Aundur. Era Aundur.
Certo, sembra un ring effettivamente. Madonna, abbiamo ciccato malissimo la seconda gen. Beh, la terza, andiamo di terza, vediamo un pochettino. Anorith? Non mi pare. Sì, mi sa Anorith, sai. Non è Masquerain. No, no. Non è Altaria, no, perché no, Altaria no. No, è Anorith. What? Che cos'è? Non è Carvagna, non è Bagon, non è Keglon e Walrein, sicuro. Prova. Registil. Non è Registil, assolutamente. No, non è Registil. Non è Altaria. Sicuro. Non penso sia Vigoroth, penso sia Untail. Proviamo. È uno di quei Pokémon dimenticati. Sì, più che altro sai che cosa? Era così difficile da ottenere Untail nella terza generazione, sì, sì, che quando l'ho ottenuto ormai avevo finito di giocare al gioco, quindi... Glalie. Mi pare Glalie. Sì, perché non dovrebbero essere diversi. Carvagna, mi sa. Sì, può essere. Sì, 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 sì. Slagot. Sì. Secondo me sì, perché Girashi no. Bagon, ho il dubbio tra Bagon e Slagot. Pucina, no, secondo me è Slagot. Slacco. Slagot, dai, proviamocelo. Questa Lascar. È Pucina. Sicuro. Questa è Pucina. Sì, Pucina. Vai, vai, Pucina, è un ringhio. Banette. Può essere, sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Azzurri le... è molto simile diverso a Mary. Oddio. Manectric, forse. No. O Shiftry. Io forse direi Shiftry, sai? Prova, prova, perché non mi ricordo. Swalot. 7 su 10. Che schifo. Era Masquerain. Madonna, era Altaria. Altaria. E Untail era questo. Oddio, Shiftry? Abbiamo sbagliato perché Loudred. Era questo, invece era Loudred. Oh. Stiamo facendo schifo. Stiamo facendo schifo, cioè veramente... Quarta generazione? Ci manca la quarta generazione? Sì, ci manca la quarta generazione. Allora, questa è quella che ho giocato meno, probabilmente. Cioè, in realtà ricordo meno, perché Diamante Perla, ok che c'è stato il remake, ma nel remake un pochettino li hanno riguardati. Sono, sì, ecco, no, insomma, beh, non era proprio... un po' nuovo. Sì. A Togekiss. Mi sento di sì, dire sì, Togekiss. Sì, Togekiss, assolutamente. Shellos. Chatot fa un verso no, molto particolare. Particolare. Garchomp no. Aspetta, assolutamente. Fammelo sentire. Non è Pacilu, su. No, no, è Shellos. Shellos. No, no, non è quello. No. Bonsly. Bonsly. Secondo me è Bonsly. Bonsly. Tartwig? Non mi pare che Tartwig avesse questo. Sì, Roserade è impossibile, no, Magmortar no. Assolutamente, Yan Mega sono tutte evoluzioni troppo grosse per avere sto versino. Sì, quindi diciamo tar. Che è Tartwig. Manca Sebu. Rotom. Sì, sì. Rotom, sì, Rotom. Cioè anche per logica comunque. Oddio. Probopass. Sì. Shieldon. No. Bronzong. O Bronzong o Shieldon. No, Bronzong forse. Cioè tutta era partita Bronzong. Molto particolare. Bronzong. Ti ricordi che c'è Dotto e gli potevi registrare? Sì, infatti c'è il torneo pieno di porconi. I bestemmioni. Allora, qua andando per esclusione, Pacilius non può essere Lopanni nemmeno, Glacio nemmeno, secondo te, Rampardos. O Rampardos, che vabbè, dessi voi. Rampardos. Uxie. Uxie. Shaymin? Sì, no, Shaymin. No, 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 no. Sembra... No, no, non è Shaymin. Questo mi sa che è no, Shinx. No, Shinx non era così. Secondo me è Shinx. No, non è Shinx. Secondo me è Shinx. Ma neanche Shaymin. Vabbè, Shinx. Vai Shinx. 9 su 10. Cosa hai sbagliato? Attenzione, ci siamo un po' Era Shieldon. Era Shieldon. E Bronzong? Dai, Bronzong è molto più grosso. Ci sta questo verso qua. No, ci ma sta. Sai il ting finale mi ha... Non era proprio, in realtà proprio quel ting finale ti doveva aiutare, perché mi pare che anche nel Pokédex lo dice che proprio la testa è proprio uno scudo, quindi sbattono, quindi fa tipo bang. Secondo me quello ti doveva aiutare. Bravissimo. Bravissimi, bravissimi. No, tu di più. Allora, io ti direi quello che abbiamo fatto peggio, la seconda generazione. La vuoi riprovare? Mettiamoci qui con calma e ce la riproviamo, perché non voglio fare troppe figure di merda davanti ai fan, fan ma di Pokémon. Ma l'hai fatta, quindi... Cancelliamo, voi non avete visto niente, andiamo avanti. Sì, 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 andiamo avanti. Piano però, stavolta, vai, cioè, vai. Con calma. Allora. Furret. Non credo sia Furret, in realtà. Era il Meganium. Non è Markrow. È Meganium. No, forse qui, aspetta. Sai che forse è qui il fish?
secondo me che qui alla fine, cioè per logica, vabbè, sì, diciamo in relazione alla grossezza uno fa un verso un po' più, a lui assomiglia più un corvo come, sì, come verso, sì. Lui non me lo ricordo minimamente, ma neanche io, ma neanche Meganium mi ricordo, oddio Meganium io non me lo ricordo, che non ce lo ricordiamo, io però non lo ricordo. Secondo me è Quillfish, vai Quill, vai mi fido. Shackle forse è Shackle. Allora Marip non è, no, Politoed nemmeno, è proprio una pecora. Politoed nemmeno, o è Magby o è Shackle. Oddio, è vero, c'è Magby, forse che è Magby. Magby, sì, dai Magby, prova Magby. Ampharos secondo me no. Ibom nemmeno, secondo me è Snubbull. No, era diverso Snubbull. Secondo me è Snubbull, perché Snubbull anche nel Pokédex dicono che è un Pokémon ringhioso, anche se è molto affettuoso, diciamo. Anche nell'anime te lo vendono un po' come Pokémon che sembra perennemente incazzato, ma in realtà è gentilissimo. Sì, vabbè, ma nell'anime hanno i versi del cazzo. Vabbè, no, non dico, dico in generale come descrizione, cioè metti il Pokémon in relazione alla descrizione del Pokédex e anche al verso. Cioè, secondo me è Snubbull. Prova, io direi Ibom. No, Ipom no, è più piccolo, diverso. È uguale a quello di prima. Pineco. Painco. Pineco. Ma che cazzo? Pineco. Ah, ragazzi, scrivete nei commenti Painco. Pineco. Ma non è Pineco. Ma che è un'agenzia di prestiti, Pineco? Agenzia di Pineco. Allora, scegli Pineco per la tua casa. Non è Pineco, è Painco. Ma dice anche il verso nell'anime, dice Painco. Sì. Certo, perché Pine di Pino. E co. Company. Di co. Di Company. Comunque credo sia Painco. Pineco. Pineco. Vai. Oddio. Espeon. Sì, Espeon. Sì. Ero indeciso. Per un attimo stavo dicendo Jumpluff. Non no, so no. Perché. No, pensavo di Rhydar. Fluffy. Sì. Fluffy. Sì. Fluffy. Questo è Sudowoodo. Adesso a risentirlo, l'abbiamo sentito prima e abbiamo detto sbagliando che era un Sudowoodo, infatti. Steelix. Sì, sì, dai. Sì, dai, rispetto a Quillfish, Wooper e Sunkern, assolutamente. Utut. Utut. Tra l'altro, Noctowl è uno dei miei preferiti della seconda bellissimo, genera. Bellissimo. Bellissimo Noctowl, insieme a Kingler. E io racconto sempre questa cosa, che a me il mio Pokémon preferito, cioè della seconda gen, parte Lugia. Ovviamente, che era il mio leggendario preferito. E i miei preferiti erano Noctowl e Krabby. Ma è un granchio. Però è bello, mi piaceva. Ma infatti, anche è della schifo, terza. Non ha niente di originale. Ma infatti, è un granchio. Il mio preferito della terza è Crodont. Ma è un granchio. La versione di Corphish. È bellissimo. Vabbè. Utut. Dai, Utut. Credo sia Quagsire. No. Miltank fa proprio il mu. Non me lo posso mai scordare, perché c'era il capo palestra ce l'aveva 10, no, c'era il Miltank, sì, che sì, non, sì, non sì, buttava sì, giù manco vero, veramente vero, con vero. Le preghiere. No, forse Quagsire, secondo me. Sì, forse sì. Secondo me Quagsire. Sì, forse sì. 8 su 10. Abbiamo ripreso attenzione. Un attimino cosa era Shackle, era Shackle. Ma sopra, sei serio? Sopra. Era Shackle. Era, avevamo detto nel Shackle. Vabbè, dai, è uguale. Cioè. Vabbè, no, non è uguale, non è vero. Fluffy l'abbiamo sbagliato. Era Porygon 2. È che io in Porygon 2 ho collegato un verso più digitale, diciamo, non questo. Ma io avevo il dubbio fosse Porygon. Non l'ho detto. No, però. Io mai in realtà. Cioè, ero convinto proprio dell'esclusione di Porygon 2. Che tu giocavi con tuo cugino a indovinare il verso. Ma noi lo facevamo, paradossalmente lo facevamo con la seconda generazione. Scusa. Però, vabbè, sono passati anche anni ormai, insomma. Senti. Da parecchi sono passati anni. Però abbiamo ripreso un po' della figura di merda che abbiamo fatto prima. Sì, molto, abbiamo, molto. Insomma, ci siamo un attimo ripigliati. Vabbè, la prima l'abbiamo tirata un po' a caso. No, sì, forse sì, l'abbiamo veramente tirata un po' a caso. Però, andando ad esclusione, il gioco ci ha un po' aiutato a questo giro, dobbiamo essere onesti. Quindi, ragazzi miei, fateci sapere i vostri risultati nei commenti. A questo punto sono curioso di sapere i vostri risultati sulle prime 4 gen. Se vi piace questo video, visto che c'è fino all'ottava, mi sembra, esatto, potremmo anche pensare di fare un secondo video che parte dalla quinta e finisce con l'ottava. E vediamo un pochettino quelli che sono i nostri risultati. Intanto, appunto, fateci sapere nei commenti i vostri risultati. Mi raccomando, non fate i cittoni, eh?
che fate, lo riprovate più volte e poi ci scrivete i risultati dopo che vi siete allenati per 4 anni della vostra vita. Mi raccomando, fatelo al primo colpo e scriveteci i risultati al primo colpo, no? Perché sennò, lo diciamo, sennò è troppo facile, no? Fate come noi, che sbagliate la prima volta e lo rifate. Esatto, infatti la seconda volta è andata bene, è andata meglio, non bene, ma meglio. Che poi vabbè erano diversi comunque. No. Cambiamo sempre comunque, quindi, sì, però un minimo di ripetizioni ogni tanto le becchi. Quindi, da noi per oggi è tutto, la nostra bella figura di merda ce la siamo fatta. Vorrei registrare un prossimo video a tema Pokémon, perché mi ha preso bene il tema Pokémon ultimamente. Ranno Scarlatto e Violetto? No. Oddio, fateci sapere se volete. Assolutamente no. Ma io non lo farei a prescindere. No. Però fateci sapere se volete qualche gioco di Pokémon rannato seriamente. A parte Scarlatto e Violetto, che non abbiamo e non avremo mai. No, non esiste. A meno che non ce lo regali, no? Se ce lo regali Nintendo, se ce lo regali, saremo ben felici di parlarne bene. Oppure si compra. No, assolutamente no, quello mi dissocio. Mi dissocio. Quindi fateci sapere nei commenti cosa ne pensate un po' di questo mood Pokémon, perché arriverà un video su Pokérogue molto presto. Ah sì? Pokérogue molto bello. Poi vedrete. Da noi per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci.